Un episodio da non drammatizzare, anzi la reazione di Cori dopo la sostituzione all'Aquila è da prendere positivamente come segno di attaccamento alla squadra. Dagli studi di A Tutto Campo ad Arezzo TV l'attaccante Edoardo De Fendi si schiera apertamente con il compagno di squadra che poi era stato criticato da Capuano per il gesto di stizza al momento del cambio. Il mister è uno che tiene al risultato quanto ci teniamo noi, quindi lo conosciamo tutti, è un tipo focoso che non ha peli sulla lingua e quindi dice quello che pensa e questo può essere preso come una cosa positiva o una cosa negativa, però io non voglio difendere nessuno, ma di errori così magari uno non è che fa delle scenate per qualche motivo, uno magari pensi di stai vincendo, vuoi dare il tuo contributo, esci, sono cose che errori che io l'ho fatto e anch'io, quindi da attaccante lo capisci. Sì, sono cose che è meglio che non succedano, però se non bisogna fare drammi, io la vedo più come una cosa positiva, come una voglia di dare qualcosa e rimanere in campo. Poi segue l'attaccamento anche, esatto, di voler incidere. Io la vedo più così. Per De Fendi all'Aquila c'è stato il ritorno in campo dopo una lunga assenza e anche se con un po' di cautela si dice pronto per giocare fin dall'inizio contro il Tutto Cuoio, anche perché la coppia d'attacco titolare pensata all'inizio De Fendi Cori fin qui non si è mai vista. Allora, io me la sento sempre, però sì. Ovvio che ci sono degli iter da rispettare adesso. Non voglio dimenticare quello che ho passato, perché io poco più di un mese fa ero ancora in stampelle, perché ho fatto 45 giorni di stampelle, quindi sì, la volontà c'è, però dopo ci sono anche degli iter fisiologici da rispettare. Adesso io sono quasi addirittura d'arrivo, insomma.